Questo video è pre-registrato, nel senso che l'abbiamo fatto d'estate. Siamo proprio all'ultimo weekend di apertura. Fa un freddo alla Madonna in questo momento, infatti ci sono tipo 6-7 gradi. Questo video sarà un po' diverso, non sarà esclusivamente di riding, sarà un misto tra riding e il mio commento. Perché oggi non siamo al Mottolino, che di solito è il nostro bike park abitudinario, ma siamo bensì al Carosello. Oggi cosa voglio fare? Voglio comparare i due bike park e darvi una mia opinione su entrambi. Godetevi il video, noi andiamo a girare e vi lascio al mio commento. Adesso partiamo ad analizzare Carosello. Siamo qui, stiamo prendendo lo ski pass. Bici rigorosamente sporca dall'altra volta. Ci presento solo a crew di oggi, poi non parlo più. Diego Little G. Salve. Eccolo. La primissima cosa che bisogna dire è il costo del bike pass. Giornaliero al Carosello 36 euro. Sono già le 9.01. Diego va programmato di essere qua alle 9, quindi è già un po' incazzato per questo minuto di ritardo. Oh, mi ha tirato un pugno. Dai. Let's go. La mia primissima volta al Carosello. I trail più frequenti nella maggior parte dei bike park sono i trail rossi, quindi trail che dovrebbero essere un misto tra salti e curve. Anche in questo caso il primo trail in cui ci siamo imbattuti è proprio un trail rosso che si chiama Bikers United. Okay. Andiamo! Ma tu devi stare avanti, non c'è la GoPro. Se non hai la GoPro stai avanti. E quello è il punto. Poi c'è un wall ride là. Questo wall ride. Eccolo! Ah, però adesso devo dire, la situa è molto sassosa, è abbastanza rotto in questo momento il trail. Più che terra, sembrano sassi questi. Sì, ecco, abbiamo trovato i trail veramente molto scassati. Forse era anche dato dal fatto che era l'ultimo weekend apertura della stagione. Per fare una breve intro, diciamo che qua al Carosello ci sono circa 9 trail. Ecco. Ecco, il punto è, tipo questi pezzi, mia domanda personale, cosa servono? Non si sa. Oh cazzo, ma cos'è sta roba? Ma cosa dici? No, ecco, allora, fermi. Devo fare un appello a tutti i biker. Per favore, non mettiamo questi pezzi di rocce che non servono a niente, non sono divertenti, non ci fanno prendere velocità. E poi l'altra cosa di cui in questo pezzo di video mi sono un attimo spaventato è questa prima struttura che ho trovato nel trail, che è una struttura abbastanza pericolosa, o chiamiamola un po' nazi. Vi specifico che nel gergo nazi vuol dire difficile e pericoloso, nient'altro. Soprattutto perché prima di questa struttura non abbiamo trovato nessun salto, quindi come primo salto... Ma cos'è sta nazzata? Qua si dà niente alle nazzate un po'. Però era carino, non era male. Infatti è carina come struttura, ma non subito, magari all'inizio di un trail. Magari dopo qualche salto, così uno si è già scaldato. Oh, c'è la marmotta! E c'è la marmotta! La marmotta! Dove è andata? Oh, ma che panorama però! Ma che roba! Due saltini! Una hip! Bella la hip! Occio, questo? Questo no! Wall ride ghiacciato! Comunque... Wow! No, a parte gli scherzi, veramente una cosa pazzesca del bike park del Carosello è il panorama. Abbiamo il freno tirato! Occio, ma che cazzo! Allora, noi da dirt rider apprezziamo un sacco che ci siano i salti nei bike park, ma devono essere sempre costruiti con logica. Non si può mettere un salto seguito da una curva a un... Madonna che... Oh cazzo! Ma questi? Madonna! Attenzione, c'è qualcosa di pericoloso! Ma devono essere sempre costruiti con logica. Ci stiamo anche divertendo in realtà, non è male. L'unica cosa è che sono un po' tenuti male i trail. Sono tanti buchi, break bumps. Fortunatamente, anche se i trail erano scassati e le mani quindi molto doloranti, Diego e la natura ci divertivano in questo modo. Sto scappando! Allora, siamo in un punto un po' nazzerello. Minchia. E perché stiamo cercando di recuperare il trail che abbiamo mancato prima? Bang, morto. Sono morto dai piedi. Arrivati. Opa. Little Jaiz, mi raccomando, attaccato. Saltino, bello. Guarda qua. Oink. Ecco, questo qua è un trail invece per tutti, direi. Per tutti, ma non per Little G. Oh, cos'è questa? La chiocciolina, che figo. Questo è già più scorrevole, simpatico, pieno di curve.
vuol ride. Ok, quindi diciamo che nel complesso i trail rossi ci stanno, sono abbastanza divertenti, c'hanno un misto tra salti e curve, i salti magari sono un pochino da migliorare perché c'è qualche saltino che non funziona, però nel complesso divertente approvato. La cosa che però non ho veramente sopportato del carosello è questa. È proprio questo, che con la bici ADH questi pezzi per arrivare al trail che è lì sono un po' sbattina. Vabbè, ma dai Toto, che vuoi che sia, una pedalatina. Forse non proprio una pedalatina sola. Ecco, questa è sbatti. Please, non questi pezzi però. Pezzi pedalati non li vogliamo. Però diciamo che al carosello bisogna apprezzare molto la tecnicità e la panoramicità dei vari trail. Trail modalità Rampage. Ripidino qua. Poi mi muovo con tutti i sassi, questi bastardelli. Andiamo a fare i drop. Mica, occhio a fare quello grosso, quella madonna. Vabbè, salti avete capito, lasciamo perdere. Oh, Stonehenge, come si dice Stonehenge? Però quello che ho apprezzato veramente tantissimo del carosello è un trail che si chiama The Bomb, veramente particolarissimo, un trail mozzafiato e di una tecnicità veramente particolare. Allora, abbiamo cambiato trail, siamo in un sentiero che si chiama The Bomb, mega sassoso, direi che è più occio. No. Ho sbagliato strada, vabbè scendo di qua. Occio, oh, un tornante che più secco di così non si poteva fare. Bisogna fermarsi a farlo quello. Occio, va qua. Questo trail, cazzo, bisogna cambiare marcia. Ma qui è meglio l'enduro. Comunque, questo trail mi pare di averlo visto. Ma vaffanculo, mi pare di averlo visto nella social ride di Marco Fontana. Tra l'altro anche lui youtubers. Quindi, se sta guardando il video, bella per te, Chicco. La bici di Ale non è proprio la DH qua. O sbatti la DH su sto sentiero. Cioè, si scorre poco, è pesante. Quindi in realtà forse sarebbe meglio un endurello, come ce l'hanno loro dietro di me. Anche se mega scassato, però beh, è talmente piano che non serve un DH. Carino, tecnico, molto tecnico. Non per principianti, di sicuro. Ah, cavolo, c'è il roccione. Fai il roccione. Ho mancato il roccione, io vediamo. Roccione, curva secca là in fondo. Buono. E carine, queste cose sono veramente simpatiche. Niente di super difficile, però possono essere molto simpatiche. Quindi vabbè, se volete cambiare trail, farne uno bello tecnico, questo è di sicuro bello tecnico. Però figuratevi, gomme belle gonfie qua. Guarda il panorama, G. Ah, wow. Oh, stretta. Si va belli stretti qua. Si può dire che figo, diverso da solito trail, molto particolare. Se vi interessa girare sullo scassato, su pezzi tecnici, ci sono dei pezzi pedalati, il carosello è ideale. Abbiamo finito un attimo in anticipo il lato di là. Ora siamo qua un attimo a fare un break. A magna. Velocissimo e poi si riparte subito. Mottolino. Mottolino? Mottolaino? Costo del bike pass 33 euro, quindi un filo meno rispetto al carosello. Ok, anche al Mottolino, tra le prime piste che si incontrano, c'è proprio una rossa, la cosiddetta Flowline. Come vedete ha curve larghissime, tutto abbastanza pulito e liscio, e soprattutto il flow non viene mai interrotto. Classica rossa del Mottolino, già ci sono un po' di saltini, questa è la più divertente direi. Ecco, poi tipo proprio per gli amanti del salto come me c'è proprio un'area jump dedicata. E rispetto a quella che state vedendo in questo video, che è dell'anno scorso, quest'anno gli shaper mi hanno detto che stanno già aggiungendo nuove cose. Però mettiamo che vi siete un po' rotti di fare i salti e volete fare magari una pista bella tecnica. Il Mottolino comunque ha anche tutte queste belle linee abbastanza nazzi. Ma ricordo più che queste sono belle tecniche. Qua cosa c'era? E qua? Da che parte? Ah vai. La cosa figa comunque è che Mottolino è molto più vario. Si riesce a trovare un po' più la pista adatta al proprio stile di guida. Infatti potete trovare blu, rosse con i salti, solo rosse con le curve, nere così scassate. Come ho fatto per il carosello, dove vi ho fatto vedere il trail che preferivo, anche qui ho un mio trail preferito, che è la Sicci. Sicci tutta fino al ponte, eh? Okay, let's go. Thank you.
vincente. Questa è una delle piste più difficili del Mottolino. Sì, è anche una delle più difficili e tra l'altro non la facciamo neanche così tanto spesso, perché purtroppo c'è sempre tantissimo vento. È una roba che non si può controllare. Però amo questa pista proprio perché, oltre ad avere nella prima parte salti grossi, quindi che ti danno una bella sensazione in aria, la seconda parte è invece tecnica. Secondo me è così piano qua. Scusate se non abbiamo parlato molto, ma abbiamo abbastanza fiatone. E poi per coronare questa fantastica discesa si finisce con una wood line piacevolissima. Siamo già dentro la wood line, faccio vedere. Questa è molto divertente. Doppio drop, divertente quello. Ma potete vedere che già la differenza principale da carosella a Mottolino è: 1, velocità; 2, salti; 3, divertimento. Sì, vabbè, non volevo dire che al Mottolino ci si diverte, al carosello no. Ovviamente anche al carosello ci siamo divertiti e il divertimento è soprattutto dato dal fatto che girate con i vostri amici. Però le esperienze più belle fino adesso io le ho vissute al Mottolino. Quindi questo video non voleva essere una critica per un bike park e un elogio per l'altro, ma in realtà voleva essere proprio solo una comparativa per farvi capire al meglio in che bike park state andando, se amate trail molto tecnici con un ottimo panorama veramente fighissimo, scegliete carosello. Se invece amate saltare e soprattutto vi piace fare party laps, come diciamo noi, con i vostri amici, e soprattutto avere un'ampia scelta del tipo di trail che potete scegliere, andate a Mottolino. Detto ciò, di sicuro mi piacerebbe riprovare anche carosello in una condizione di trail migliore, perché magari cambia totalmente la faccenda. Io l'ho provato in una condizione in cui i trail non erano veramente al massimo. Però la cosa fondamentale che vi voglio far arrivare è che qualsiasi bike park voi scegliate, l'importante è che andate e cercate di divertirvi e sfruttare al massimo le possibilità che vi offre quel bike park. Dobbiamo supportare lo sport, dobbiamo farlo crescere, e per farlo crescere dobbiamo essere anche propositivi. Tra l'altro, per tutte le persone che sono rimaste a vedere il video fino adesso, vi svelerò quello che andrò a fare quest'anno con Red Bull Italia. Molto presto vedrete degli episodi dove andremo a recensire proprio i bike park in Italia. Sarà una guida fighissima proprio per darvi la possibilità di valutare quale bike park vi piace di più, o semplicemente non ci siete mai andati, volete conoscerlo. In un video abbastanza riassuntivo vi faremo vedere tutto quello che offre quel bike park. Quindi mi raccomando, state connessi, perché durante questo periodo estivo usciranno questi episodi su redbull.com. Se vi è piaciuto il video, io vi ricordo di iscrivervi, che mi fa un sacco piacere, e riusciamo a magari arrivare anche a fare il giveaway dei 50.000 iscritti, perché in questo momento non ci siamo ancora arrivati. Iscrivetevi, lasciate un like se volete, commentatevi quale bike park vi piace più a voi, anche al di fuori di questi due bike park che vi ho fatto vedere oggi. Ci vediamo in un prossimo video. Yo! Hope it lasts the way, bright until yesterday. Life's been dark and y'all can see I've had a lot to say. Few friends have been supportive, you can tell by how I word it. So being around that energy, I feel I can't afford it. Talking about I need direction, somewhere is yours.